Oddio no! Cos'è successo? No dai, ti prego. Tutto ok? Ma che tutto ok? Qua non va niente ok. Ma cosa è successo? È morto qualcuno? Ma che è morto qualcuno molto peggio, guarda. Beh dai, non può essere così male. Non può essere così male. Mi sanguinano le orecchie. Jacopo, non possiamo stare qui un minuto di più. Dobbiamo andarcene. Oh Jacopo, oh Daniel, venite qua che cantiamo tutti insieme. Non posso, mi fa male la gola. Scappiamo, ora. Torri. Ma dai, ma è peggio di Canazzo. Perché devi umiliarsi così? Guarda Daniel, tu fai schifo a cantare, ma anche impegnandoti non riusciresti a far peggio. Senza dubbio, noi due saremmo molto meglio. Che cosa significa? Beh, prima di essere scappucciati pensavamo di trovarci di fronte dei serpenti e non ci siamo andati tanto lontani. Anzi, ne abbiamo trovati un sacco. Ben 6. Quindi per voi essere sopra un palco è una passeggiata? No, ho cambiato idea. Ora vediamo se avete la stoffa per brillare sotto i riflettori. Ah, sono vere? Siete dei maiali. Non è facile come credete. Dovete mettere da parte tutte le vostre paure e insicurezze. Dovrete brillare come nessuna mai. E per essere una vera drag queen dovrete rinnovare il vostro look. Ora siete perfette, quasi perfette diciamo. Quando ho visto Daniel in realtà non ho avuto nessuna sensazione perché era uguale al solito. Non sono così figa da donna. Ma per essere una vera drag queen c'è bisogno di un rito di iniziazione. Vediamo se siete in grado di cantare. Ma c'è una cosa a cui nessuna drag queen può sfuggire. La ceretta! No ragazzi, dovete cantare mentre fate la ceretta. Te non c'è neanche un pelo, cioè questa cosa è contro di me. Non è vero. Ti sto antipatico. Sì, dovrete soffrire come noi drag queen. No, ti prego, ti prego. Ragazze, siate spietate. È bruciante, che calore. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, invece poi quando ho capito che era vero mi sono veramente preso male. Sì. Che teneri, sentirli urlare mi ha fatto molto piacere. Sulle gambe era la prima volta e devo dire che fa un bel male. Ma io incanto me la cavo benissimo. Secondo me ho dato il meglio di me. Questa con la scotta e io c'ho l'ansia. Senza la ceretta non avrei cantato così bene. Oh forever blue. Di calma però. Ah, liscio e vellutato. Però complimenti, dai, lo spirito ce l'hanno messo tutto. Incanto dovrebbero fare ripetizioni. Quando sono tornato a casa mi sono toccato la gamba ed era veramente liscia, per cui sono andato dall'estetista e mi sono cerettato ovunque. Avete superato la prova, più o meno. Ora vogliamo vedere chi di voi è veramente la migliore. Ragazze, cosa volete ancora da me, dalla mia vita? Perché? Cosa volete? Ci hanno abbandonato di fronte all'ingresso del locale. In quel momento sono arrivate un sacco di persone a farci le foto, a farsi selfie. Ci siamo presi malissimo. E speravo di andare a casa il prima possibile perché non ce la facevo più, i tacchi mi facevano malissimo. È una serata molto speciale. Insieme a noi abbiamo deciso di portare due artiste emergenti. Quindi io vi prego di scusarci sin dall'inizio e di non essere molto cattivi, ma di essere cattivissimi. Silenzio assoluto quando entrano. Quando ci hanno sbendato davanti a tutte quelle persone ho pensato è il momento più patetico della mia vita. Volevo vincere questa sfida e entrare a far parte del mondo delle drag queen, perché si sa, insomma, facendo la drag queen si conoscono tante ragazze e magari per una volta ci si fidanza nella vita, che sarebbe anche ora. Questa sera dovranno sfidarsi, voi dovete guardarle, osservarle attentamente e dovrete decidere alla fine del pezzo chi delle due è la vincitrice. Solo per voi, l'Ipantellas! Un applauso! Avevo un tacco da 55 e quindi i movimenti erano abbastanza difficoltosi. Sì, i ragazzi si sono impegnati, potevano fare di meglio. C'è da dire che essere una drag non è poi così facile. Mica sembravi una lavatrice, quindi... Ancora un po' e facevate il buco in quel bancone, ma non importa. Il pubblico mi stava osannando, c'è stata pure una standing ovation, non so se avete visto. Un applauso alle Pantellas di incoraggiamento! Falsa come la moneta da 3 euro, bravissimo proprio. Penso che il nostro spettacolo sia stata una vera merda e negli annali dello schifo ci sarà la nostra esibizione al Maggiolino di Milano. Io voglio a questo punto la votazione. Se volete esprimere il vostro voto per la nostra Eva. Ora voglio invece il vostro voto per la nostra Giovanna, no, Lucrezia, come ti chiamavi? Luciana! Lucianini, facciamoci sentire! Caga nessuno. Jacopo era un incrocio tra un elefante e una foca monaca. A me del giudizio del pubblico non me ne frega niente. Secondo me io sono stato la migliore. Ho spaccato sul palco. Ero molto più leggiadra nei movimenti. Cioè sono piaciuto molto di più perché da donna comunque spacco. Schifo e più schifo, ma tra schifo e più schifo, tra scema e più scema, credo che un vincitore ce l'abbiamo. Voglio uno. La vincitrice è la nostra Eva! Bene ragazzi, la sfida è finita, ovviamente ho perso. Beh, ma sapeva, sono anni che mi alleno a fare la donna e modestamente sono molto più figa di Jacopo. Una volta nel tuo cammino trovi delle persone con un maggior talento. Complimenti Daniel, vergognati Jacopo. Ragazze, ma la teniamo nel nostro gruppo? Eh beh, ovvio, vai da qua. Beh, essere catapultati su un palco è veramente un'esperienza molto tosta, soprattutto se sei vestito da donna. Quando sei seduto sulle poltroncine è facile dire ah, se ci fossi io sarei molto meglio. Poi quando affronti il palcoscenico capisci che è molto più dura di quello che sembra. Però una volta che superi il primo ostacolo poi è una figata. Da questa esperienza ho imparato che c'è molto di più di quello che si vede. Decisamente molto di più. Che palle! Le donne vanno a divertirsi con le ragazze, a ballare e devo star qua a pulire! Dai, non è giusto, ma sono io la vera drag queen della serata, non è Daniel! Quella caglia! Ragazze! Ragazze! Dai, ma almeno lo struccante! Ah, che palle! Io mi sono sempre sentita una drag queen e ora so che lo sono a tutti gli effetti, quindi...